Buongiorno a tutti ragazzi, qui è Mugnez, lo staff di www.letsplayfever.it, link pagina Facebook e il nostro sito in descrizione, e oggi siamo qua con la review di Fernandinho If, un ottimo centrocampista centrale al mio parere che si presenta con 82 di overall, 84 di velocità, 80 di tiro più 4 rispetto alla versione non in form, 85 di passaggio e 83 di dribbling più 2 rispetto alla versione non in form, un ottimo 71 di difesa e un 56 di colpo di testa. Questo giocatore a me è abbastanza piaciuto, ma adesso come al solito vediamo pro e contro. L'ho usato in vari moduli, nel 4-1-2-1-2 con i due centrocampisti al posto degli esterni, nel 4-3-3 quello col CDC e lui verso sinistra, l'ho usato, volevo usarlo anche come COC. Comunque è un giocatore che fa dell'agilità il suo punto di forza e che fa della forza fisica il suo contro più grande. Comunque, come al solito, pro e contro, dai. Partiamo con i pro e parliamo di passaggi. Questo giocatore ha dei passaggi a mio parere fenomenali, soprattutto se lo usate in un 4-3-3, così da servire sempre gli esterni, perché ha 80 di cross, quindi potrebbe essere usato, non vogliatemene, a mio parere anche come COC in un 4-2-2-2, un 87 di passaggi lunghi e un 87 di passaggi corti, quindi caratteristiche che ti permettono di fare qualsiasi tipo di passaggio, e viene molto spesso, vengono molto spesso dei passaggi veramente ottimi. Mi è capitato più di qualche volta di servire la punta o anche di lanciare la palla verso gli esterni o anche di fare cambio campo quando lo trovavo un po' più avanti. Ok, il passaggio quindi un grande pro. Poi dopo c'è il controllo palla e l'agilità. Controllo palla e agilità ti permettono di puntare centralmente la squadra avversaria e poterti girare a destra e a sinistra, e molte volte questo controllo palle e questa agilità fanno la differenza tra il trovarsi con un uomo a fianco e dare un paio di metri all'avversario in maniera tale da provare anche una conclusione. Quindi controllo palle e agilità, perché ha 85 di agilità, 85 di accelerazione, 85 di velocità, 86 di riflessi e 88 di controllo palla. Insomma, una bella lista della spesa che però vi fa capire quanto questo giocatore sia molto molto agile e molto molto veloce. Agilità e controllo palla sempre utilizzabili, associati a questa velocità 85, per andare sul fondo e crossare. Gli 80 di cross, abbiamo detto, è un buon valore, ed avendo anche 4 stelle piede debole vi permette di fare dei buoni cross sia di destro che di sinistro, quindi nell'eventualità siete sempre pronti a crossare e a fare dei buoni cross. Poi dopo c'è la potenza tiro. Questo giocatore ha 76 di finalizzazione, 77 di effetto, e poi ha 90 di potenza tiro, 93 di long shot e 85 di tiro al volo. Insomma, se vi trovate nella situazione in cui voi potete tirare, potete provare a scoccare un tiro, che vengono sempre tiri potenti, sempre ottimi tiri, forse saranno spesso troppo centrali, ma comunque rischiate sempre di essere pericolosi. Insomma, non vi assicuro di fare 5 gol su 5 tiri, ma comunque può essere che uno su 4 vi entri. Insomma, tentare non nuocere, come si dice. E poi dopo ci sono le caratteristiche difensive. Questo giocatore ha 87 di aggressività, 87 di intercettazione, e poi ha delle caratteristiche nella media per un centrocampista come caratteristiche difensive, perché ha 74 di marcatura, 67 di scivolata e 73 di tackle in piedi. Quindi capite anche voi che è un autentico gladiatore, capace di stoppare subito la manovra offensiva dell'avversario oppure di recuperarvi palla nelle zone nevralgiche del campo. Ok, questi erano i pro di questo giocatore. Ora invece passiamo a vedere quello che non lo fa valere 200.000, a mio parere. Insomma, se è da 100.000 e volete un IF, potete tranquillamente prenderlo. Se no, 170-150 sono un po' troppi, ci sono valide alternative. Insomma, la forza fisica, perché ha 45 di forza fisica e 73 di equilibrio. Insomma, questo giocatore, sì, può essere che rimanga al piede a fare lo spalla a spalla, ma state tranquilli che se un avversario vi aggancia è molto molto difficile che voi riusciate ad andargli via. In sostanza potete andargli via solamente con l'agilità e la velocità. Insomma, voi cercate sempre di evitare gli avversari. E poi le 3 stelle skill, abbiamo detto, cercate di evitare gli avversari, però avendo 3 stelle skill dovete fare affidamento solo sul controllo palla e la velocità, e questo talvolta può risultare un po' una cosa ostica andare via l'avversario, perché vi capiterà comunque, soprattutto se siete in mezzo al campo, che vi arriva un avversario da tutte le parti. Insomma, se volete un IF, questo giocatore li vale 100.000, non di più. Per il resto ci sono ottime alternative comunque. Vi saluto, vi ringrazio e vi lascio i nostri ultimi video. Bye bye! Ricordate la carriera dell'EPF, eh? Ciao San Paolo!